Il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, buonasera presidente. Buonasera. Buonasera, autore, tra l'altro lo ricordiamo per i più distratti, della legge elettorale attualmente in vigore. Allora, presidente, che idea si sta facendo di questi attimi convulsi che stiamo osservando, stiamo cercando di capire? Che il governo non c'è più, e questa è una buona notizia, che questo è frutto di un capriccio di Salvini, perché si è inebriato di sondaggi e quindi pensa, come ha chiesto, che sia giusto che gli vengano attribuiti pieni poteri per governare questo paese, cosa che insomma non ha uguali nella storia recente, diciamo, dell'Italia, e che mettono in grave pericolo alcune cose importanti per gli italiani, a cominciare dai conti pubblici, a cominciare dai 23 miliardi di aumenti dell'IVA che peseranno sulle spalle di ogni italiano nel momento che dal 1 gennaio entreranno in vigore. Si entrerà in esercizio provvisorio, perché una crisi aperta adesso ad agosto provoca questo, che non ci sarà un nuovo governo per fare la legge di bilancio in tempo utile. Tutte cose che poi si sposano con l'assoluta ipocrisia di Salvini. Perché non si è dimesso? Perché Salvini non si è dimesso da ministro? Perché gli altri leghisti non sono dimessi se non vogliono più andare avanti con questo governo? Era così semplice, si dimettevano. Invece no, vogliono una discussione il 15 d'agosto, il 14 d'agosto per fare polemica su questo. Bastava che si dimettessero. Era semplicissimo. Oh. Invece tutto questo non è accaduto. Non è accaduto. Allora, però qua si parla di una possibile nuova maggioranza. Peraltro c'è stata un'intervista molto discussa dell'ex premier Matteo Renzi al Corriere della Sera, che tra l'altro ha detto: ci vuole un governo istituzionale che permetta agli italiani di votare il referendum sulla riduzione dei parlamentari, che eviti l'aumento dell'IVA, che gestisca le elezioni senza strumentalizzazioni. Ecco, lei è favorevole a questo governo istituzionale? Assolutamente sì, perché penso che l'agenda non lo debba dettare Salvini, ma l'agenda l'ha detta il Capo dello Stato, i Presidenti di Camera e Senato rispetto alle loro competenze e poi i gruppi parlamentari. Ci sono degli interessi che vengono prima di quelli di Salvini, e in particolare quello a cui facevo prima riferimento, i conti pubblici e i conti di tutti gli italiani. Sapete che solo 1 miliardo di euro di tasca di ogni italiano è sparito per l'uscita agostana di Salvini ed è schizzato sullo spread. 1 miliardo di euro ci costerà nel 2020 questa sua genialata. Poteva chiedere le elezioni il giorno dopo le elezioni europee. Sarebbe stato tutto più semplice, tutto più chiaro, tutto più limpido, nessuno avrebbe contestato nulla. C'era un dato politico su cui i partiti giustamente riflettono e assumono le loro decisioni. Invece no, non è stato così. Lui ha voluto strumentalizzare per portarci in questa situazione, perché si è accorto di non essere in grado di fare la legge di bilancio, che lui funziona solo con i Oh, allora, però, quindi se lei e quindi una parte dei senatori del PD, immagino, sono favorevoli a un governo istituzionale, si è creata una nuova maggioranza? Al momento sì, forse. Le maggioranze si creano in aula e si creano con i voti. Adesso probabilmente nel Parlamento, io ne sono certo, che c'è un senso politico di non voler dipendere dai capricci di Salvini, e soprattutto il senso di responsabilità rispetto alle cose che citavo prima, sempre quelle relative alla pressione fiscale che aumenterebbe di botto dal 1 gennaio. Tutto questo, il compito del Parlamento non è indire le elezioni, è risolvere il problema degli italiani. Non è che gli italiani amino votare, gli italiani amano votare a scadenze e si aspettano che in quelle scadenze il Parlamento faccia la sua parte, il governo faccia il suo lavoro. Questo governo ha fallito, è chiaro che ha fallito, perché altrimenti Salvini non chiederebbe le dimissioni di questo governo, se non ammettesse lui stesso che questo governo ha fallito, quindi ammette il suo stesso fallimento, e oggi cerchiamo di vedere se in Parlamento costruiamo una maggioranza in grado di affrontare almeno alcune delle emergenze. Oh, quindi vediamo se è possibile, e insomma, poi si andrà già sostanzialmente a una conta domani, no? Perché nel voto al Senato sul calendario che dovrà essere seguito per questa crisi si vedrà se ci sono i numeri per una nuova maggioranza. Penso che sarà un primo conto
per capire quali sono gli orientamenti dei diversi gruppi parlamentari. È evidente che quel numero servirà anche per i passaggi successivi. E quindi domani si capisce se ci sarà una nuova maggioranza. Presidente Rosato. No, penso che si capisce, però diciamo che è un indicatore. Un indicatore importante. Sì, meglio di oggi, meglio della nebbia di oggi, insomma, dai. Ecco, meglio della nebbia di oggi. Sì. Grazie, Presidente Rosato. Buona serata. Grazie. Grazie.